Delicatissimo, genera. Le premetto che io per il partito con l'Italia sono abituato ad avere un tavolinetto di fronte al televisore, eccolo. Frittatone di cipolle, perone gelata e rotta libero, Di che bello. Vabbè, ho il sinistro presentimento che lei il frittatone di cipolle non lo fa, Non ci penso per niente, fantone. Vabbè, a monte, va lo stesso. Ma quale a monte? Anzi, per il frittatone sia un'idea geniale. Ha cambiato idea! Lo fa, No, lo fai tu! E io me la mangio. E senti, metteci un sacco di cipolle, perché mi piace bella corposa, mi piace. Va! Cioè, io praticamente la partita... No, non la vedi. Basta che fai la frittata, però, va! Ecco Pippo Inzaghi, che va in confusione, para il portiere. Italia, che mantiene ancora l'iniziativa. Ecco il passaggio da Nesta, al centro del campo. Totti, tunnel! Veramente una partita straordinaria. Vola! Signorina, per pietà, mi dichi almeno il punteggio. 0-0, ma pensa alla frittata. Sì, è quasi, è quasi pronta. Adesso la giro. Il passaggio è 3-0. Riguadagna spazio, effetto di conversione, colpo di testa di Vieri. Gol! Che si è verso! Com'è il gol? Bellissima, scusi signorina, ci dispiace se rimango qui, vi fanno sicuramente il reply. Ma che sei stato? Può vedere? È perché io vorrei vedere. Va a vedere la frittata. Vabbè, ma... E ritorna presto, se no te perdi pure il replay. Ma come? Ma qui si brucia la frittata. Meno male che sono arrivato. Ma dov'era? Ma era qua la frittata. Non c'è più la frittata. È scomparsa la frittata. Ah, eccola qua. Corri, c'è il replay! Sai, il gol più bello che ho visto in vita mia. È proprio figo. Vabbè, che gol? Chi? Ma l'hai visto? Insomma, visto. Lo immagino. Sono la Silvani per San Valentino aveva preteso un tailleur firmato e autenticato da due notai turchi. È una inestimabile pelliccia di panda. Ucciso a martellate! Ah, Fantò, ma quando lo cambiamo sto cesso de macchina? Ci abbassa il livello perché mo siamo... artolocati. Sì, signorina, ha ragione. Io ho già prenotato una buona macchina, come dice lei, una Roy Roy addirittura. Ma che... Abbiamo ancora delle difficoltà, mi ha detto un fornaio sotto casa, col cruscotto che viene dal Sudafrica. Avanti, ma chi sono quelli? Ma che buono? Non lo so, ma io però credo che sia molto meglio lasciare la posizione. Ma sei impazzito, ma perché? Poi spiego. Allora! E che dovremmo fare? Ammazzo subito! No, un momento! Senti, merdaccia, ma devi pagare l'affitto, capito? Se no te stacco il naso! Anche un'orecchia, sì! Tutte e due! Vide! Vai a vide! Ma come vi permettete? Oh, lascialo perdere, se no io... No, che, se no gli fai male. Ah, gallinaccia! Oh. Ma via qui che mo te spiego! Dammi sta pelliccia! Dammi il panda! Ma sì, dai, vieni! No! Ma dai i soldi, no? Dammi i soldi, no? Sì, signorina. Allora, tira fuori i soldi. I soldi non li ho. Ma lei voglio vedere il biglietto! Ma io di biglietti ho solo questo. Caro Ugo, ti lascio questo biglietto perché non ho trovato il coraggio. Ma che poi? Voglio leggere! Di dirti tutta la verità. Io il sistemone non l'ho giocato per davvero. Ma come non ha giocato? E mo? Ma allora. Non c'hai una lira? No, signora. Lira. Allora. Tutto questo. Signora? Sì. È diadema, eh? Ah. Emma? No. Beh, veramente, non piangi. Ve la prego. Quanto? Ma vaffanculo! Bella! Ma fai sempre a spingere! Ma non è facile, ma lascia la verde, sta poraccia, va! I ragazzi usano un po' l'asciugamano.